Per ottenere eccellenti risultati sulla piattaforma di Meta è necessario tenersi aggiornato sulle ultime novità della piattaforma, poiché ci sono costanti cambiamenti. Oggi andremo a toccare una struttura moderna che sfrutta le ultime tecnologie e le creatività dinamiche. Una struttura che vi consiglio vivamente di testare, ma che pochi utilizzano. Prima di procedere però è fondamentale capire quali sono le circostanze per cui dovreste utilizzare questa strategia e quali invece no. Se adottate la strategia di offerta diretta, quindi spingete traffico attraverso delle creatività o delle inserzioni su un vostro e-commerce per generare vendite o lead, questa sicuramente è una strategia che dovreste testare. Al contrario, se siete un'attività local o se seguite una strategia onnipresente, che magari potreste aver visto all'interno di un mio video, dove lo stesso annuncio viene comunque ripetuto e mostrato alle stesse persone e alla stessa audience per generare fiducia e relazioni, in questo caso non è consigliabile utilizzare le creatività dinamiche né adottare la nuova strategia che vi sto per mostrare. Però possiamo dire che la maggior parte degli inserzionisti, quindi circa l'80-90%, rientra nella categoria di vendita diretta, quindi di generazione lead e generazione acquisti. Quindi sicuramente dovrebbe considerare l'uso delle creatività dinamiche e di questa strategia. Ora vorrei mostrarti brevemente la struttura delle campagne classiche prima di introdurre quella nuova. Questo ti aiuterà a capire le differenze e ovviamente capire quindi qual è la strategia più adatta a te. Perché non è detto che tutti dovrebbero switchare la strategia che ti sto mostrando ora rispetto a quella vecchia. Quindi entriamo nel Business Manager, che ho preparato un account pubblicitario di esempio, e voglio fare un riepilogo molto molto rapido di quella che era la struttura precedente che usavo. Quindi siamo all'interno del Business Manager con un account pubblicitario ad esempio, e qui selezionato vi ho preparato tre strutture e tre campagne completamente diverse. Andiamo a vedere innanzitutto la struttura classica, quindi semplicemente abbiamo una campagna che ha il budget selezionato, il budget della campagna Advantage Plus, precedentemente noto anche come CBO, e all'interno della campagna possiamo vedere una struttura classica di tre gruppi di inserzioni diverse, con l'unica differenza, in questo caso è rappresentato dal target. Vedete il gruppo di inserzione 1, target libero, aperto, quindi totalmente broad. Il gruppo di inserzione numero 2 avrà all'interno del targeting delle lookalike, e il gruppo di inserzione numero 3 avrà degli interessi. All'interno di questi gruppi di annunci solitamente abbiamo dalle 3 alle 5 creatività, che possono essere dei video, delle immagini o un carosello. Quindi la struttura classica prevede semplicemente una campagna che utilizza il budget della campagna Advantage Plus, con all'interno 2-3 gruppi di inserzione che a loro volta hanno all'interno 3 creatività diverse, 3-5 creatività diverse. Altro modo per strutturare una campagna di tipo classico era semplicemente suddividere il gruppo di inserzione per i buyer persona che poi andiamo a cercare di colpire attraverso la comunicazione, quindi attraverso creatività diverse. Questa struttura è molto utile per due motivi. Il primo ovviamente è che ci permette di testare diversi pubblici, quindi avere diversi gruppi di inserzione con un pubblico ben specifico, per poi andare ad analizzare quale di questi target risponde meglio alle nostre creatività. E allo stesso tempo riusciamo a capire non solo che target risponde meglio per il nostro prodotto, ma anche quale creatività performa meglio. Questo ovviamente è solo un esempio, la composizione può sicuramente variare, quindi all'interno della campagna potrei avere 2, 3, 5 gruppi di annunci con target diversi, o semplicemente, come ti ho detto, potresti lasciare 3 gruppi di annunci totalmente liberi e broad e differenziare le creatività all'interno del gruppo di inserzioni per andare a colpire un target diverso e più specifico. Quindi se abbiamo un prodotto o un servizio, quindi vendere un prodotto su un e-commerce o generare lead, questa sicuramente è la strategia più classica che viene utilizzata. Questa metodologia ci permette di ottimizzare le campagne in base ai risultati ottenuti e alle caratteristiche specifiche del nostro target, come abbiamo visto. Quindi prima di introdurti la nuova strategia, dobbiamo dire che introducendo le creatività dinamiche stiamo andando a cambiare importanti impostazioni che prevedono una struttura completamente diversa. Ora quindi ritorniamo sul gestione inserzioni e vediamo questa nuova struttura che utilizza le creatività dinamiche. La cosa fondamentale di questa struttura che utilizza le campagne con la creatività dinamica è che non ci limitiamo soltanto a un unico annuncio con un titolo e una descrizione univoca, ma possiamo generare diverse varianti, fino a 10. Questo vuol dire che un solo annuncio può generare decine di variazioni, e nel contesto della nostra campagna questo è una variabile molto importante, e quindi è necessario apportare determinate modifiche alla campagna. Partiamo dalla regola che su Facebook Ads è necessario non sovraccaricare il sistema, perché Facebook, appunto, come abbiamo sempre visto, lavora col machine learning e l'intelligenza artificiale, e meno variabili li diamo e più libertà li diamo, più di solito tende a performare. In questo caso con le creatività dinamiche Meta deve gestire un'enorme quantità di variabili per identificare chiaramente la creatività vincente e la combinazione
combinazione perfetta. E ovviamente durante questa fase i risultati possono essere altalenanti. Per evitare di sovraccaricare ancora di più il sistema con le creatività dinamiche, dobbiamo ridurre la complessità in altre aree. Un cambiamento chiave di questa nuova campagna che utilizza le creatività dinamiche è sicuramente l'impostazione del budget. In questo caso non andremo a selezionare il budget della campagna Advantage Plus, ma daremo il budget a livello di gruppo di inserzioni. Quindi quando create questa nuova struttura, assicuratevi che il budget della campagna Advantage Plus sia selezionato su no, e quindi di conseguenza andremo a impostare il budget a livello di gruppo di inserzioni. Questo sicuramente riduce il carico di lavoro per Meta nel calcolare la distribuzione del budget automatica, anche se ovviamente a noi inserzionisti comporta magari più lavoro. Con la struttura precedente ovviamente apprezzavo il modo come Meta distribuiva il budget su diversi gruppi di inserzioni in maniera automatica, soprattutto nelle campagne di retargeting, perché quando un segmento di pubblico di retargeting cresce, di conseguenza Meta aumentava il budget su quel determinato gruppo di inserzioni, risparmiandoci tantissimo tempo e tantissimo lavoro. E il vecchio approccio ovviamente era molto meno dispendioso per noi inserzionisti. Nella nostra nuova struttura però abbiamo deciso di non impostare il budget a livello di campagna, ma piuttosto appunto a livello di gruppo di inserzioni. E infatti questo approccio richiederà più tempo da parte nostra, ma alleggerirà il lavoro di ottimizzazione che dovrà far Meta per fare in modo che si concentri sulle creatività e tutte le varianti delle creatività dinamiche. In particolare questa cosa risolve probabilmente uno dei più grossi problemi, la problematica che poteva accadere con una vecchia struttura, che era appunto destinare la maggior parte del budget solo su un gruppo di inserzioni. Quindi il primo cambiamento significativo della nostra nuova struttura è l'utilizzo del budget a livello di gruppo di inserzioni. Successivamente ci concentriamo sulla semplificazione dell'account e diminuiamo drasticamente il numero di gruppo di inserzioni all'interno della campagna. Sicuramente sarà ancora possibile testare diversi targeting, ma in questo caso, quasi nel 2024, vi posso dire che la maggior parte delle volte un pubblico broad è quello che funziona meglio, che gli si dà più libertà all'algoritmo di scegliere le persone che secondo lui saranno più vicine alla nostra conversione. Per quanto riguarda invece l'annuncio, in questa nuova struttura ci ritroveremo un solo annuncio per gruppo di inserzioni. Questo è estremamente fondamentale ed è ciò che vuole Meta. Come abbiamo detto, cerchiamo di semplificare quanto più possibile la struttura, dandogli delle variabili all'interno dell'inserzione, e Meta in autonomia capirà quale variante performa per quella determinata persona. Conseguenza, all'interno del nostro gruppo di annunci o dei nostri gruppi di annunci avremo una nuova inserzione. All'interno dell'inserzione selezioneremo da 1 a 10 immagini con diversi testi. Abbiamo la possibilità di inserire diversi testi principali, diverse opzioni, diversi titoli, una diverse descrizioni e diverse call to action. Cosa succederà? Meta in autonomia gestirà la combinazione di tutti gli asset che noi gli diamo, capirà quale delle varianti che gli abbiamo dato performa meglio per i risultati che gli abbiamo chiesto. Anche se vi ho detto che a livello di inserzionista ci dovremo dedicare più tempo al budgeting, questo ci semplifica tantissimo la vita in termini di creatività. Sicuramente potremo ancora testare con le creatività dinamiche, ma richiede una tecnica magari un po' più avanzata. In questo modo, con questa nuova struttura, diamo massima libertà all'algoritmo per decidere quale creatività far vedere a una specifica persona in ottica di migliorare i risultati e quindi le conversioni. Come abbiamo visto, possiamo selezionare tutte le nostre varianti, ok, in questo caso così, possiamo inserire tutti i titoli che vogliamo. Assicuratevi che Meta ottimizzi la creatività per ogni persona, quindi questo vuol dire che andrà a cercare le combinazioni perfette per una specifica persona, basata ovviamente sullo storico di quella persona e sui dati previsionali che ha a disposizione. Possiamo aggiungere sicuramente un testo principale, quindi testo 1, un'altra variante di testo, testo 2, e come vediamo Meta in automatico combinerà tutti gli asset in un unico gruppo di inserzioni. Questo approccio semplifica tutto il processo, continuando a testare diverse variabili e quindi ad evitare anche l'ad fatigue, grazie appunto alla possibilità di inserire molteplici immagini, molteplici testi e opzioni creative in un unico annuncio dinamico. Di conseguenza un unico annuncio può essere più efficace di diversi annunci creati in maniera tradizionale. Ma la domanda fondamentale è ora: quale struttura dovrei scegliere? Utilizza appunto un contenuto onnipresente, ossia un'attività local, ossia hanno delle strategie per migliorare la fiducia del cliente o la brand awareness, è meglio stare comunque alla struttura tradizionale che ho mostrato in questo video. Detto questo, la creatività dinamica è sicuramente magari un po' più complesso e è un po' più avanzata in ottica di analisi dati e testing, specialmente per chi è alle prime armi. Tuttavia, una volta acquisita una certa esperienza, una certa familiarità con questi nuovi strumenti, si può sicuramente considerare il passaggio di questa nuova
nuova struttura, specialmente appunto se si utilizzano strategie per la vendita dei prodotti su un e-commerce o lead generation. Detto questo, è importantissimo rimanere aggiornati su tutte le novità di Meta nel 2024 e vi assicuro che il modo in cui faremo pubblicità sarà totalmente diverso. Sappiamo benissimo che trend sta prendendo Meta, cercando di spingere sull'intelligenza artificiale e quindi lasciare quanto più possibile l'algoritmo in ottica di migliorare i risultati nel tempo e tenerli stabili. In ogni caso, se sei ancora alle prime armi, ti invito a vedere il tutorial per principianti per saperne di più e iniziare a costruire le tue prime campagne da zero. Noi ci vediamo presto, ciao!